Io sono in Australia, sto partendo per tornare a casa dal Crankworx. Guardate esattamente dall'altra parte del mondo al park cosa sta succedendo. Ho ordinato 30 camion di terra fresca fresca per finire la linea grossa. Quindi adesso volo. Ragazzi, bentornati, questo è il terzo episodio della miniserie del rifacimento della linea grossa del Monza Pizza Bike Park. Nei primi due episodi abbiamo costruito e testato i primi tre atterraggi e vi avevo spoilerato come avremmo ricostruito l'ultimo pezzo della linea grossa, che sarà il pezzo veramente innovativo. E adesso, finalmente sono tornato dal Crankworx, abbiamo rinoleggiato lo scavatore, abbiamo comprato altra terra per finire la linea, la terra sta arrivando e qui ci sono già i primi progressi. Sono belli questi. Guardalo qua. Buongiorno. Il terrapieno di cui vi avevo parlato sta prendendo forma. Mauro ha già costruito questa curvettina provvisoria, perché poi qui ci sarà il mini step down. Adesso vi faccio vedere come distrugge tutto il camion. Mamma mia. Che dolore vedere queste cose, mamma mia. Mio park. Oh, altra terra, quella che vogliamo. 25 camion di terra in totale abbiamo ordinato, Camion giganti, un mucchiettino. I camion col loro bel pesino leggero fanno un po' di danni. Ma non mi ricordavo così tanti, raga. Cioè, questo solo schiacciando la terra, guardate quanto si è abbassato. Anche qui di fianco. Che altissima, raga. Guardate la mia mano quanto è alta. Un altro danno, raga. Uno dei camionisti non riusciva a far manovra. Abbiamo detto, vabbè, distruggiamo l'inizio del roll-in per fare in modo che sto camionista riuscisse a far manovra per entrare. La scala, raga. La scala è stata distrutta così. Poco importa, perché comunque abbiamo lo scavatore. Che hai trovato nella terra? Una banana. Ma da Frilac, dobbiamo vedere se è buona. Sembra buona. Sì, sì. Grazie a chiunque ci abbia regalato la banana. Magari ce l'ha una siringata di droga, non lo sappiamo. Una banana. Lì crescerà un banano. Iniziamo a lavorare a mano veramente. E per avere energie durante i lavori, caramelle direttamente da Brisbane. Forarne come questo? Dopo 30 ore di volo, 5 ore di spalaggio intenso, ragazzi, adesso vi faccio vedere per un secondo soltanto cosa sta venendo fuori. La giornata inizia subito con una bella spesa. Dobbiamo comprare un po' di pannellini. €440 per due pannellini di CarPlay, che è, come vi ho detto, dobbiamo costruire una nuova struttura. Raga, stavolta di dimensioni non siamo andati leggeri. Queste sono le travi che si usano per fare i binari delle rotaie dei treni. Io non ve l'ho voluto fare ancora vedere bene cosa abbiamo creato qua dietro, tanto vi ho già spoilerato cosa sarà. Però vi assicuro che dal vivo questo terrapieno alle mie spalle dà una svolta totale al parco. Alla fine di questa costruzione di linea, di questa settimana di lavoro, rifarò un resoconto del totale che abbiamo speso. No, non voglio pensarci perché mi... Adesso vi giro la telecamera, ma raga, una roba incredibile. Abbiamo dovuto batterlo completamente a mano perché non avevamo la ballerina. Molto probabilmente si potrà partire proprio dallo step up, da fermi, e fare l'ultimo pezzo di linea. Così anche chi magari ha paura di fare i salti più grossi. Abbiamo poi deciso di fare lo step down, come avete visto, chiuso. E poi, ragazzi, qui abbiamo iniziato ad abbozzare l'up box. Ma il problema è che non riusciamo a capire quanto farla ripida. Quindi l'unica cosa che ci rimane da fare è provarlo. Se solo avessi già rimontato la bici dall'Australia. Se puedes provare. Eh beh, è bello, tranquillissimo, super super chill. Andiamolo. È veloce comunque, è già così. Guardalo.
Anche il Nev BMX Aro vuole provarla. Dagliene giù, dagliene giù. Più forte. Guardate che opera d'arte di terra, raga. È arrivato l'ultimissimo camion di terra e speriamo che non ne serva più. Stanno iniziando ad arrivare delle nuvolette, tipo le 4 di pomeriggio, danno un uragano violentissimo. Dobbiamo solo sperare che i prossimi giorni non piova troppo per riuscire almeno a finire tutto questo pezzo qua. Stamattina io e Mauro siamo arrivati al parco e abbiamo trovato una condizione pietosa. Acqua a non finire dappertutto. Ieri notte ha fatto il diluvio universale. Abbiamo praticamente camminato tutta la mattina nel fango. Abbiamo iniziato la nostra avventura per costruire la box, cioè la passerella di legno che vedete alle mie spalle. Una delle primissime cose che abbiamo fatto è andare a recuperare i legni che ci servivano. E lì subito ci siamo accorti della rottura di che erano quelle travi gigantesche dei treni, ragazzi. Poi grazie un po' all'esperienza di Mauro siamo riusciti a pendere le travi con le catene allo scavatore e portarle più o meno in posizione. Abbiamo poi iniziato a tagliare su misura già tutte le assi che ci servivano per poi fare la costruzione finale e alla fine abbiamo messo in piedi un po' tutta la struttura abbozzata e abbiamo attaccato sul fianco una trave per capire l'inclinazione di questo hub box. Chiaramente eravamo sempre nella melma più totale a lavorare. Quando hai perso ogni speranza di vita. Noi quando trapanavamo per fare i prefori usciva il fumo. Siamo arrivati alla fine che... finito. Che l'abbiamo finito, basta. E adesso vi faccio vedere com'è venuto. È fighissimo. Però ragazzi mi sono rotto i coglioni. Ci vediamo ancora domani. Bella. E dopo altri 3 giorni di lavoro intensissimo, ragazzi, abbiamo ultimato finalmente tutto l'ultimo pezzo della linea grossa. Lascio soltanto la clip che ho registrato quando abbiamo testato il boner la prima volta io e Mauro. E poi vi faccio fare un course check completo dell'ultimo pezzo della linea. Moments later. Dopo, giro dopo. Ah, eri troppo concentrato. Oh! Dopo, giro dopo. Ah. Attenzione. Oh, è andato. Siamo in cima al terrapieno e adesso usiamo il buon cestino come dimensionamento della linea. Calcolate che io sono tipo 60 centimetri. Esatto. Landing e qui raga, il piano, l'autostrada è veramente gigantesco ed è fighissimo. Guardate, dopo tipo 3 giorni. Aspetta, rampa alta 80 centimetri, gap saremo sui 2,5 metri. E poi arriva la parte veramente bella. Abbiamo messo una vita a costruire sto cavolo di up box. Come vedete il saltino all'ingresso è veramente piccolo. Il gap comunque è abbastanza piccolo. Comunque l'atterraggio è bello piatto, permissivo, così anche se uno ingheppa o robe del genere non muore. Ultimissima feature della linea è la spina stepappata che vi avevo spiegato. Abbiamo questo piano rialzato in salita che serve per far tutte le boncate, le tappate con la ruota. La rampa è bella incazzata come vedete. Alla fine è bello bencato, cioè è piatto. Prima c'era il quarter appoggiato in questa posizione. Abbiamo deciso di spostarlo così anche completiamo completamente questo pezzo di linea ed è tutta un po' skateparkosa. L'altra volta eravamo arrivati a 12.335 euro per rifare solo i primi 3 salti della linea e se non avete visto il video ve lo lascio qui in alto. Ora manca tutto il secondo pezzo della linea e mi sono segnato tutto. Partiamo dalla terra, ragazzi. Ho aggiunto un 300 metri cubi di terra per un totale di circa 3.800 euro. Tutto il legno per fare l'hub box
sono altri circa 1000 euro in totale. 2000 euro di noleggio scavatore per una settimana intera. Diciamo che altre spese varie, un altro extra budget di circa 700 euro. Quindi in totale anche questa volta abbiamo speso circa un 7500 euro per rifare l'ultimo pezzo della linea, che vanno a sommarsi alla cifra del video precedente, per un totale di 19.835 euro. Arrotondiamo a 20.000 euro per rifare la linea grossa del Monza Pizza Bike Park. Caputtana, e alla fine 20.000 euro anche quest'anno. Volevo fare il boss. Comunque, in tutti questi costi non c'è nemmeno compreso il volontariato. Io, Mauro, i ragazzi del parco vengono ad aiutare tutti i giorni a spalare. Quindi veramente devo dire un grazie enorme a tutti loro, e soprattutto a Mauro con Massive. Tra l'altro, ragazzi, io ci tengo sempre a dirvelo: se avete bisogno comunque di una consulenza per costruire salti, vi lascio in descrizione sempre tutti i riferimenti di Massive Construction, l'azienda di costruzione di salti di Mauro. Non c'è mai stato veramente nulla di simile in Italia, nella storia del dirt italiano, secondo me. Ora, ragazzi, basta chiacchiere, ci si è rotti le palle di parlare. Dobbiamo solo scoprire tutta la linea e farci finalmente una bella session completa. Madonna, guardate la linea finita, che roba, che benessere. Si va step downino. Guarda come si è velocizzata. Step up. Madonna, cosa si va su. Oh, sono giusto preciso qua. La box bello. Funziona, eh? È veramente fighissima. Un giro. Ero ancora arrugginito da tutte le spalate degli scorsi giorni. Funziona alla perfezione. Credo che non potevamo azzeccare neanche nei nostri sogni le dimensioni della linea così perfette. Così sì che è ben di Dio. Madonna, che raga, è veramente impegnativa da treccar tutta, eh. Ma si può? Ma cazzo, ma... Guarda qua, chiaramente ha rinunciato al suo impegno perché gli ho detto: Mauro, funziona troppo bene. È esatto, è corso indietro. Ora ce la imparerò a usarla. Okay. Bella, poi complimenti per la costruzione. Grazie. Progetto condiviso, costudiato da studi di architettura. Esatto, con l'AutoCAD, con le pixelate, esatto. Adesso si inizia un po' a giocare, ragazzi, con le strutture. Ehi, amico, questo posto è pieno di salti, cazzo. Someone get the money, kinda, I can keep on thumbing it. Turn a 10 piece to a 20 quick. I got money busting out the money clip. Make a call and hit another lick. Someone get the money counter, I can keep on thumbing that. Okay, I'ma hit the 20 off a laptop. In a Zoom meeting, making money as my backdrop. Ballpoint base hit harder than a slap shot. Flew up, my baby told her on me like I'm Epcot. Whoa, whoa, I've been doing road on the go-go. Get a bag and flip it, that's for sure, yeah, for sure, show. That was never talk about rain. Turn it down and go get you some money. Turn a 10 piece to a 20 quick. Adesso vediamo dei bambini stupidi chi ha coraggio di flippare sta cazzo di spina. Tu flippare eri già faccia, abbastanza, hai già flippato tanti salti. Il nostro amico De Roma c'è! Dai, dai! Dai, Robby!
L'hai tirata secca? Un pochino. A che cosa? Mannaggia chi te muro. Oddio. A few moments later. Si senta sempre. Si senta sempre. Sempre lo fai 15 pugni. 15. Dai, tira di più, che è tuo. Bella raga, questa lì è il Monza Pizza e questa è la Monza Pizza Gang. Ci vediamo al prossimo video, bella. Turn a 10 piece to a 20 quick. I got money buzzing out the money clip. Make a call and hit another lick. Someone get the money counter, I can keep on coming in. Turn a 10 piece to a 20 quick. I got money buzzing out the money clip.